ciao, semplicemente ciao. Ciao, semplicemente ciao amici e benvenuti sul mio canale. Ho deciso di pubblicare questo video culinario per spiegarvi la preparazione della paella de marisco, pesce e verdure, un piatto tipico della tradizione spagnola, ovviamente un po' rivisitato a mio piacimento. Ho realizzato questo piatto qualche giorno fa per la vigilia di Natale e vi mostrerò ora i vari passaggi tramite foto e audio che ho scattato e registrato al momento della preparazione. Buon video! Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Iniziamo con gli ingredienti. Per quanto riguarda le verdure utilizzeremo cipolla, prezzemolo, sedano e carote. Poi avremo il peperoncino, a vostro piacere, piselli, fagiolini e peperoni. Per quanto riguarda il pesce, calamari, gamberi, filetti di palombo, cozze, vongole, le pannocchie di mare, scampi, mazzancolle, granchi, poi le triglie e la gallinella che utilizzeremo soltanto per il brodo, ed infine sale, pepe e zafferano. Camminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido. Iniziamo con la preparazione. Come prima fase prepariamo un brodo di pesce che poi utilizzeremo per la cottura del riso. In una pentola con acqua facciamo bollire la gallinella di mare, le triglie e altri pesci che abbiamo per il brodo, ovviamente insieme a una parte delle verdure. Lo lasciamo bollire per diverso tempo e al termine lo passiamo per togliere tutti i residui di verdure e di pesce. In una padella, la cosiddetta paella, molto larga e antiaderente, andremo a preparare un soffritto con la cipolla, prezzemolo, peperoncino e una parte delle carote e sedano tritate finemente. Dopo averlo fatto friggere per circa 5 o 6 minuti, aggiungiamo le restanti verdure già tagliate a cubetti, quindi piselli, fagiolini, peperoni ed il resto delle carote e sedano. Lasciamo cuocere per una decina di minuti al massimo. Nel momento in cui saranno cotte le verdure, andiamo ad aggiungere il pesce. Iniziamo con l'aggiungere i pesci senza guscio, quindi calamari puliti e tagliati ad anelli, i gamberetti sgusciati ed il palombo tagliato a pezzettoni dopo aver tolto l'osso. Quando vediamo che il pesce ha preso leggermente colore, aggiungiamo i restanti pesci con guscio e crostacei. Iniziamo con i granchi, i scampi e le mazzancolle. Poi andremo ad aggiungere cozze e vongole, dopo averle lavate e lasciate per un po' in acqua fredda salata per far spurgare la sabbia. Ovviamente le aggiungeremo ancora chiuse e si andranno ad aprire durante la cottura. Lasciamo cuocere per circa 5 minuti ed andiamo ad aggiungere un cucchiaino di zafferano. Poi giriamo bene il nostro sugo. Dopo altri 5 minuti andiamo ad aggiungere una spruzzata di vino bianco e lasciamo sfumare il tutto per altri 5-10 minuti. Dopo aver fatto sfumare il vino e quindi aver cotto il pesce, andiamo a togliere una parte dei crostacei che poi utilizzeremo nel finale per fare le decorazioni. Aggiungiamo il riso crudo direttamente nella nostra padella e lo lasciamo tostare per 1-2 minuti al massimo, mescolandolo continuamente. Dopo averlo tostato un po', andiamo ad aggiungere il nostro brodo, che ovviamente abbiamo tenuto in caldo. La proporzione per quanto riguarda il brodo è di 1-3 rispetto al riso, quindi per un bicchiere di riso andremo ad aggiungere 3 bicchieri di brodo e così via.
Facciamo cuocere il riso per 5-6 minuti a fuoco molto alto, mescolandolo alcune volte. Poi continueremo la cottura per altri 10 minuti a fuoco moderato, senza più mescolare. Il riso sarà cotto nel momento in cui tutto il brodo sarà evaporato. Prima di spegnere il nostro fornello, andiamo ad aggiungere i crostacei per decorare la paella e serviremo il piatto direttamente in tavola nella nostra padella. Camminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.